Buongiorno, perché non solo è mattino, ma io sono persino sveglia e sto facendo i video e ne registrerò tanti, quindi preparatevi a molti video con questo look e con vestita così, insomma, truccata e vestita così. E quindi andiamo subito a fare la nail art che mi ha richiesto, molto semplicemente, fortunatamente, perché vi ricordo che potete farlo mandandomi un'email oppure taggandomi su Instagram o facendo l'hashtag CSMM, meglio che smalto mi metto, tutto per esteso, che smalto mi metto tutto attaccato, altrimenti non trovo la vostra foto. Potete sia inviarmele per farmi vedere quelle che avete fatto voi, sia chiedermi di farvi un tutorial di una nail art che avete visto, o di farvi il tutorial di una nail art che avete provato a fare, o di farmi vedere come le avete rifatte voi. Va bene, le foto che vi pare, mi piace guardare le foto di unghie, quindi mandatemi tutte le foto che vi pare e alla fine del video le metterò. Infatti, alla fine di questo video vedremo un'altra foto. Ma passiamo subito a fare la nail art richiesta da Alicetta. La piccola Alice mi ha chiesto su Instagram di rifare la foto che vi faccio vedere in questo momento e che è una foto a pois. Per fare dei pois precisi, io vi consiglio di utilizzare o il pennellino dello smalto stesso, però dovete essere molto precise per fare questa cosa. Proprio messo appoggiato perché è già tondo, come potete vedere, ma i pois vengono grandi. Se il pennellino è tondo, ovviamente, se avete un pennellino che non è tondo, non vi verranno. Un dotter, tra l'altro l'ho visto anche chiamare topper, ma si chiama dotter, da dot che significa punto, una penna, questa è quella di Essence per esempio, per fare le French che è a punta e quindi farà dei tondini. In mancanza di queste cose molto professionali, potete utilizzare questa parte delle pinzette per capelli, come ci insegna la grandissima Cute Polish, se non erro, sì, sicuramente l'ho visto da Cute Polish, però ovviamente dovete aprire la vostra pinzetta, romperla e utilizzare una di queste due parti stondate, diciamo. Ora io non romperò una pinzetta a questo scopo e utilizzerò il dotter, ma a dire la verità vorrei provarci direttamente con il pennello. Come colore di base, non so se è esattamente quello che ha scelto lei, però mi sembra sia molto simile il Gel Play 17 Lagoon di Debbie. Smalto che mi è piaciuto molto, di cui vi lascio la review in questo momento sopra lo smalto. Se ci cliccate andrete alla review. Bene, mettiamoci all'opera. Per prima cosa diamo il colore azzurro su tutte le unghie tranne che sull'anulare, che lei ha fatto bianco con un accent nail, quindi con l'opposto, azzurro con i pois bianchi sulle altre dita, bianco con i pois azzurri sull'anulare. Questa è una sola passata e come vedete è abbastanza coprente, si riesce a scorgere ancora la lunetta, ma perché le mie sono molto bianche. E quindi adesso vado a passare il bianco. Il bianco che utilizzo io è dell'Astra, è un colore molto vecchio e ha questa strana capacità di aderire meglio ad un altro smalto che all'unghia stessa. Quindi, visto che non ho messo alcuna base, aderirà malissimo. Una volta asciutto vado a fare i puntini. Ora cerco di farvi vedere tutti i metodi, quindi iniziamo dal pollice con il metodo del pennello. Io non riesco a fare le cose sparse, vi rendete conto? Hanno comunque un ordine. Questa tecnica consiste praticamente nel pulire bene il pennello dallo smalto in eccesso, così lo lasciamo abbastanza pulito, e poi appoggiarsi e togliersi. Ecco, proprio molto semplicemente. Così.
Passiamo al secondo metodo. Per il secondo metodo abbiamo bisogno di sporcare di smalto il nostro dotter. Quindi mettiamo qui il pennello e con il dotter lo preleviamo. Anche qui togliamo l'eccesso. E poi andiamo a fare i tondini. Con il dot i tondini vengono molto più precisi. Ecco, poi passiamo al metodo penna. Con la penna per funzionare deve prima essere. Per far funzionare la penna dobbiamo prima far scendere il prodotto. Quindi picchiettiamo la punta, facciamola rientrare e riuscire. Nel caso di questa, non fatelo con una penna la cui punta non entra, che poi non esce più. Quando vediamo il prodotto accumularsi sulla punta, andiamo ad utilizzarlo. Questa penna sto facendo dei puntini piccolissimi. Molto carino il risultato. Ora passiamo all'ultimo metodo, per cui ho trovato una mollettina già aperta, abbastanza rotta. Quindi vado ad allargarla completamente. Qui. E ad utilizzare questa parte con il gommino, questa. Anche qui prelevo un po' di prodotto dallo smalto. Vado a realizzare i tondini. Ultimo metodo che ho dimenticato di nominare all'inizio del video è lo stuzzicadenti. Quindi coloriamo il nostro stuzzicadenti di smalto e andiamo a picchiettare. Ecco qua.
Analizziamo i differenti risultati. Questo è il risultato con la punta del pennello. Questo il risultato con che cavolo era? Questo è il risultato con il dotter. Questo è il risultato con la matita, con la penna. Questo è il risultato con la penna bianca. Questo è il risultato con lo stuzzicadenti. E questo è il risultato con la forcina per capelli. Questo è il risultato della nail art richiesta dalla piccola Alice. Come tutti i video su richiesta, se il video vi è piaciuto, il merito è di Alice che ha proposto la nail art. Se il video non vi è piaciuto, la colpa è mia che l'ho realizzato male. Quindi non voglio dare alcuna responsabilità ad Alice. Compariamola con la sua richiesta. E ricordandovi di inviarmi tante foto, vi faccio vedere la foto della nail art di Sailor Moon che aveva realizzato tempo fa Debbie Smile 90. Sì, perché Deborah ha anche un canale YouTube e non me l'aveva detto. Quindi vi lascio il suo link sulla foto, cliccateci oppure nell'info box. Un bacione, ciao!